In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Questa sesta domenica del tempo ordinario, l'ultima prima della Quaresima, cade quest'anno proprio nella festa della Madonna di Lourdes. E in tutte le nostre chiese viene celebrata la giornata del malato. Lo facciamo questo commento oggi da questa chiesa di Borgo Piave, dedicata a San Nicolò, ma che conserva una grotta, la grotta di Lourdes, con Maria e Santa Bernadette. Punto di riferimento per tanti anni, questa chiesa, anche della celebrazione dell'Unitalsi in occasione della Madonna di Lourdes. Ecco, la giornata del malato, ricordiamo, è una giornata voluta da Giovanni Paolo II ben 32 anni fa, quasi presagendo lui di dover essere testimone della croce, come ben sappiamo, e della sofferenza. E però è un invito anche a tutti noi a rendere concreta l'opera di misericordia durante questo mese, visitare gli ammalati. È un invito a prepararci anche ad affrontare ciascuno di noi le croci che il Signore dona a ciascuno, proprio come il lebbroso di questa domenica. Anche noi diciamo al Signore: se vuoi, puoi purificarmi. Questo brano del Vangelo si può suddividere in due grosse parti, in due grossi atteggiamenti che potremmo definire: la prima parte sotto la legge della lebbra e la seconda parte sotto la legge dell'amore, la legge della compassione. Ecco, la prima parte sotto la legge della lebbra, così dura, così inumana, se non fosse per la paura del contagio. Il lebbroso è un uomo che non esiste, è il più malato tra i malati. C'è, ma non esiste. Il lebbroso, dice la prima lettura di questa domenica, porterà vesti strappate, capo scoperto, e andrà gridando: «Impuro, impuro», e impuro se ne starà solo e abiterà fuori dell'accampamento. Dunque un uomo solo, questo lebbroso, che da anni non abbraccia più nessuno, non poteva essere toccato da nessuno. C'era un problema di contagio, certamente sanitario, ma poi anche un fatto religioso, con un grande senso di colpa. E allora purificami, o Signore. A lui vi ringrazio, mio Signore.
per comprendere forse meglio questa dimensione sotto la legge della lebbra, potremmo pensare a quello che abbiamo vissuto anche noi durante il periodo del Covid. Distanziamento sociale, guai darsi la mano, isolamento assoluto se sei positivo, se hai avuto contatti con positivi. Morire in tempo di Covid, sappiamo tutti, una grande tragedia. Ecco, non è poi molto distante dalla situazione del lebbroso. Anche ai nostri giorni, quante volte si soffre da soli, quante volte questa nostra società mai sazia vede con fastidio, per esempio, l'anziano che non ce la fa più. Non ce la fa più a stare al passo con i tempi. Alcuni anni fa un governatore ebbe a dire improduttivo l'anziano. Certo, molto produttivi loro. Il malato in cui non c'è più speranza di guarigione, anche questo visto a volte come un peso, come una spesa, a tal punto da creare anche nelle persone quasi un senso di colpa. È una società, la nostra, spesse volte più disperata e paurosa dell'antico Israele. E non può che essere così. Infatti, una società che non ha più lo sguardo aperto sull'Eterno implode in se stessa, con le sue angosce, con le sue paure. È il nostro tempo. Ecco perché la nostra preghiera deve essere come quella del lebbroso. Se vuoi, puoi purificarmi. Non basta, puoi guarirmi, ma puoi purificarmi, puoi salvarmi. Non tornare come prima, ma purificati, cambiati, perdonati, persone nuove, rinnovate profondamente nel cuore, che fanno proprio l'atteggiamento del Signore. Questo passaggio dalla legge della lebbra alla legge della compassione. Se amate veramente, perdonatevi tra voi, nel cuore di ognuno ci sia pace. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. Ecco, Gesù è l'uomo figlio di Dio che rompe gli steccati, che abbatte le frontiere, tocca l'intoccabile, ama il non amabile. È l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti che troviamo lungo tutta la Bibbia, si tratti degli schiavi in Egitto, del popolo nel deserto oppure all'esilio, si tratti di Lazzaro di Betania, si tratti della vedova di Naim. Ogni incontro di Gesù è profonda partecipazione alla sofferenza dell'uomo. Ebbe compassione. Chi è andato a Lourdes sa che lì ci sono due realtà importanti, un concentrato di sofferenze immani, sofferenze innocenti, ma, e questo è il vero miracolo di Lourdes, sa che lì c'è anche un concentrato di fede, di gioia, di amore e di speranza.
soprattutto la speranza vera, che non è quella di guarire, ma che è quella che nasce dall'aprire lo sguardo verso l'Eterno. Guarda di non dire niente a nessuno. Ecco, lo troviamo spesso, questa raccomandazione nel Vangelo di Marco. È il famoso segreto messianico. Cioè Gesù proibisce di dire chi è e cosa ha fatto. Se fosse per noi, noi lo metteremo subito sul sito della parrocchia, della diocesi, e controlleremo quanti si sono collegati. No, dice Gesù, niente pubblicità. Io non sono un fenomeno da baraccone, né uno di quei guaritori che oggi vanno tanto di moda. Solo sotto la croce, solo se si è passati anche noi sotto la croce, come il centurione, alzando lo sguardo, possiamo dire davvero, quest'uomo è figlio di Dio. E allora sì, che capiremo il grande amore che Dio ha per noi. Fra pochi giorni inizieremo la Quaresima, tempo opportuno proprio per contemplare questa compassione del Signore, questo suo amore. Ecco, io ti auguro una buona domenica e un buon inizio di Quaresima. Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. Sorgi, Signore, alza la tua mano, non dimenticare i miseri. Tu vedi l'affanno e il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. A te mi abbandono, o Signore, del povero tu sei il sostegno.